Finalmente abbiamo una firma! Una! Evviva! Ehi là, raga! Buongiorno, buon fine settimana, buon weekend a tutti quanti! Questo weekend ritorneremo le nostre squadre ritorneranno in campo. Allora, innanzitutto vi invito, like, campanella attiva, iscrivetevi al canale, commentare se vi va, se vi va, se non vi va, io vi capisco perché giustamente ognuno ha i suoi gusti, rispetto tutti, ok? Dai, allora, si torna in campo, questa sera avremo un big match attesissimo, anzi in realtà sarebbero tre. Perché abbiamo sia il Napoli-Inter, che per noi per quanto ci riguarda, per me un bel pareggino sarebbe l'ideale, per rimanere così, così. E la Juve con l'Atalanta uguale, a me andrebbe bene anche un pareggetto tra le due. Però ora noi diciamo, cioè ora io vi dico che secondo me sarebbe meglio un pareggio per tutte e due. Però dipende anche da noi, perché noi, siccome io conosco i miei polli, dopo la vittoria nel derby, dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, dobbiamo stare molto, molto, molto con i piedi per terra, perché domani con la Samp sarà una partita da prendere con le pinze. Non mi fido di questa Samp. Ovviamente, poi con la cura di Giampaolo, che poi anche lì sento un po', respiro un po' d'aria di vendetta. Non sentite anche voi? Però dipende tutto da noi, perché noi sicuramente siamo superiori alla Sampdoria. Questo non c'è dubbio. Il problema è che la Sampdoria ci potrebbe dar fastidio se noi entriamo in campo con la mentalità sbagliata. Perché se noi entriamo in campo, già per tradizione, se andate indietro a rivedere i lunch match e i turni infrasettimanali, a noi non è che ci rimangono spesso indigesti, soprattutto il turno di mezzogiorno, la partita del mezzogiorno e mezzo della domenica, ci rimane abbastanza indigesta. Ma per tradizione, da quando c'è, noi abbiamo sempre stregata male in quella fascia oraria lì. Non lo so come mai, comunque noi in campo dobbiamo entrare concentrati perché è una partita che per noi vale tanto. Se vogliamo dare, come ho detto anche nelle live, sia del bar dei tifosi che vi invito ad andarci, sia anche ieri sera nella live che ho fatto, mi sono divertito, lo ringrazio nuovamente da Mustang Interista. E fate un salto anche a vedere il suo canale e anche gli altri ragazzi che erano. Fate un salto davvero perché sono bravi ragazzi. Andate. Ho detto che praticamente dipende tutto da noi e dobbiamo dare un senso a quello fatto fino in questa settimana. Perché noi rischiamo, è inutile che l'Inter, Napoli-Inter pareggino, Atalanta-Juve pareggino e poi noi pareggiamo, prendiamo un punto o addirittura ci può stare anche di perdere perché le partite sono strane, fino al 90esimo succede tutto. Dipende come si entra in campo, l'ho detto, dobbiamo dare un senso a questo, perché se no, ora fatto questo, da Sampdoria avremo la Salernitana, a Salerno, una Salernitana rimaneggiata, molto cambiata rispetto con tante entrate giocatori nuovi, però non dobbiamo, certo un po' per parlare della Salernitana, vai e te la giochi, poi dopo in casa con l'Udinese, a Milano. Queste sono tre partite che te, come ho detto nelle live, te devi fare 9 punti. Scusate. 9 punti. 9. 9. Se vuoi davvero aspirare a vincere il titolo. E intanto devi iniziare da domani. E mi raccomando, e speriamo che non lasciano il pranzo indigesto. Perché io conosco, ci sta che il pranzo me lo fanno piantare qui. Come a tutti i tifosi. Allora, con i piedi per terra, andiamo, giochiamo, C consci delle nostre potenzialità, consci che possiamo dare una svolta positiva,
vedendo poi anche i risultati del match di stasera, possiamo dare una svolta, un colpo positivo a questo campionato. Perché se no, quanto è incazzo? Abbiamo fatto come incazza la vecchia, vincere il derby e poi non approfittare. Raga, parliamoci chiaro. Se davvero, no, perché io ti dico scudetto, scudetto, beh, secondo me ancora non siamo competitivi per lo scudetto. Però i fatti stanno dimostrando altro. Abbiamo recuperato punti, siamo a un punto dietro. Ora devi dimostrare, ora dobbiamo dimostrare di poter aspirare allo scudetto seriamente e mettere paura, pressione seriamente all'Inter e a Napoli. Ora, da domani. Il derby è un piccolo gradino, domani un altro gradino bisogna fare, un altro. E questa è la differenza, è qui che vedremo la differenza, è qui che dobbiamo dare una sgassata a questo campionato, un'accelerata. È qui, è ora, ora, a Salerno e poi ancora a Udine. 9 punti, al limite, guarda. Ci può stare anche che non fa punteggio pieno perché le partite sono strane. Le partite possono andare a prendere mille pieghe, avere mille insidie. E chi ha giocato e chi segue il calcio della vita lo sa. Potete fare anche 7 punti? Due capita di perderli? Va bene, ci può stare, però non devi fare. Basta, cioè, meno di quello no. Meno di quello no. Se non noi, è inutile sta a parlare di campionato, è inutile, cioè, capito? Vi torna? Ditemi cosa ne pensate. Comunque, Sampdoria, rientra Tomori, rientrano tutti, che bello bello, mancherà solo Ibra che sarà ancora assente, per infortunio lo cercano di tenere a riposo per la Coppa, le semifinali di Coppa Italia, perché secondo me ce la possiamo fare uguale. Non c'è rischio, non rischiamo di aggravare la situazione di un giocatore di 41 anni. E la squadra ha nelle corde poter far bene. Già da domani e dare uno scossone a questo campionato. Vi lascio, vi saluto, buon weekend ancora. Mi raccomando, like e campanella attiva se vi va, commentate, supportate il canale. Forza Milan, ci vediamo domani nel post a caldo di Milan. Sampdoria. Ah, dimenticavo! Finalmente abbiamo avuto un rinnovo! Un rinnovo! Ho fatto l'intro e poi che fai? Se non dico che cazzo sto a dire, che sto a fare qui? Un rinnovo! Finalmente! Almeno c'è da dire una cosa: che se dovessimo o dovesse fare le bizze, lo vendi e qualcosina almeno ci ricavi a sto giro. Dopo che abbiamo regalato giocatori gratis a destra e a sinistra, a destra manca. Eh? No? Meno male. Un rinnovo c'è stato di Teo. Uno. Beh, se vuol dire che buongiorno sei al mattino, capace che, dai, qualche rinnovo lo facciamo così la squadra è più tranquilla, c'è più tranquillità nell'ambiente e magari qualche soldino lo prendi, se in caso di vendita, no? Ciao!